era un po' lontana luce, e li posizioniamo giusto. Grow object, cornice più stella, la raggruppiamo tutti in una sola cartella, e possiamo allargare il nostro oggetto a nostro piacimento. Ok, sposteremo il tutto un po' più indietro. Benissimo. Allora, una cosa importante da fare sul testo sono i tappi, i caps. Allora, prima cosa metteremo cappo e filetto cappo. Se noi facciamo un rendering, che non era questo, era filetto, che non mi ricordo mai. Io non mi ricordo mai, scusatemi. Frame, il nostro testo, che è il cap. Ah, filetto capo, filetto capo. Filetto capo e filetto capo, in modo che abbiamo una protuberanza della nostra immagine. Perché questo? Perché adesso applicheremo la texture al nostro ok, metteremo questa texture al nostro testo, ok, che lo renderà trasparente, e metteremo questa texture sulla selezione R2. Ok, guardiamo la differenza e vedremo che avrà selezionato la parte interna del nostro testo, perché avendo fatto i tappi avremo delle smussature diverse del nostro testo, dove possono essere colorate a differenza con qualsiasi altro colore. Se noi volessimo mettere, per esempio, un nuovo materiale, anzi facciamo un altro perché sennò non si vede bene, il fog, non mi piace neanche questo, il mabil. Lo mettiamo sull'R1. Guardiamo, selezione R1. Ok, e vediamo il risultato del nostro testo. Vediamo che ha pitturato praticamente in diverse selezioni il nostro testo. Benissimo. Seconda cosa da fare, anzi terza cosa da fare, è applicare un background. Ok, il quale aggiungeremo un nuovo materiale, che andremo a prendere e aggiungere il nostro sfondo. No? Ok, aggiungiamo il nostro background e faremo una cosa del genere, un render. Oh, molto. Aggiungiamo le luci, cose molto importanti. Una luce che adesso andremo a posizionare in modo ottimale. Che adesso la nostra luce ci è rimasta dietro. Bene di impostarla come vogliamo. Gli daremo un'ombra soft al nostro coso, vediamo un rendering veloce e vediamo che avrà proiettato sul nostro testo anche le ombre che si rivelano nel rendering. Ok, la cosa importante secondo me di questo tutorial, a parte il testo trasparente, la cornice che abbiamo fatto, la cosa importante è quello di poter importare direttamente da Illustrator con una versione di Illustrator
abbiamo detto di Stretto Rotto all'interno di Cinema 4D, in modo da poter costruire le nostre immagini a piacimento e poter fare delle animazioni, poi eventualmente esportarle anche in After Effects, che penso che sia una cosa molto importante. Questo è un risultato, questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto. Che adesso mi è sparita la stelasa, comunque che noi la facciamo riapparire subito. Ricordiamoci appunto quello di Illustrator, che è la cosa importante. Okay. Così riusciremo a fare delle cose molto gradevoli e in pochissimo tempo. Come vi ripeto, anzi facciamo subito anche piccolo esperimento, se vogliamo vedere con un testo. Con un testo come possiamo fare, scriviamo il nostro testo, ok, lo selezioniamo, andiamo sulla palette caratteri, ok, possiamo cambiare il carattere. Un po' complicato, ecco, mi sembra abbastanza appropriato. Ricordiamoci comunque di per via del carattere di trasformarlo in tape, creare outline in modo che sia editabile singolarmente la lettera. Infatti, se noi salviamo, salva come testo. Scrivania, ok, metteremo sempre la funzione di Illustrator rotto, ok, andiamo in Cinema 4D, file, apri, testo e vediamo che lui ci porterà esattamente il nostro testo, vediamo con tutte le caratteristiche del font e avremo le fatte singolarmente la nostra lettera singolarmente, che anche in questo caso prenderemo le street nerds, prenderemo le nostre lettere, li trascineremo all'interno dei street nerds e verrà fuori quell'effetto qua. Naturalmente di solito lo fa la prima lettera perché è quella estrudata subito. Per ovviare a questo inconveniente andremo su beh, aspettate, che non mi ricordo mai. Oggetto. Here Cical, torniamo a questo qua e vediamo che si trasformerà in 3D in automatico e vediamo che avremo un bel effetto anche sul nostro testo, anzi possiamo editarlo subito e trasformarlo in un poligono editabile e possiamo copiarlo, edit, copy, andiamo nel nostro 3AI, edit, incolla. Ok? Il nostro testo lo possiamo stupellare e vedremo che avremo il nostro un po' esagerato. Il nostro frame è un po' esagerato, ma avremo il nostro testo in tre dimensioni fatto con Adobe Illustrator. Molto bene, per il momento è tutto, ciao.